Buongiorno ragazzi, questo è il nostro bel lungomare, guardate quanto è bello, guardatelo, cemento a iosa, guardate quanto è bello il nostro lungomare. E da questa parte arriviamo alla parte dove c'è la spiaggia. Come vedete ragazzi, ovviamente questo tratto per raggiungere la spiaggia è rigorosamente inaccessibile ai disabili, a chi va in carrozzina. Quindi guardate questa vergogna, due gradini grandissimi e non c'è l'ombra di uno scivolo, malgrado le decine di milioni di euro che si sono spesi per realizzare il lungomare, non si è creato uno scivolo per far accedere alla spiaggia un disabile. Adesso vi farò vedere com'è più avanti. Allora ragazzi, niente, questa è la nostra spiaggia, guardate che bella, guardate che spiaggia di lusso che abbiamo noi, guardate, questo è un porticciolo, guardate come siamo messi, guardate, qui c'è un dislivello, questo passaggio c'è un dislivello, che mai sia viene un disabile in carrozzina su questo dislivello, si ribalta e finisce sugli scogli. Guardate un po', guardate. Questo è il nostro sindaco, la nostra amministrazione, l'amministrazione di Mola di Bari, il sindaco Colonna e l'assessore ai lavori pubblici, l'architetto Berlen, padrone di Mola da oltre 20 anni. Guardate che vergogna, e questi personaggi parlano di solarium, 2 milioni per fare un solarium in mezzo al mare, deturpando ulteriormente il paesaggio, il mare, gettando tonnellate di cemento e ferro nel mare. C'è anche l'amianto, ecco, abbiamo anche l'amianto in questa struttura, ex ristorante, adesso in abbandono, però il comune non prende provvedimenti per risanare un po' questa situazione. Guardate, qui vengono a mare i bambini, è disgustoso, è vergognoso. Guardate, regna la sporcizia, ruggine, e chi più ne ha più ne metta. E questi due personaggi, Berlen e il sindaco, vogliono fare un solarium sul lungomare. È una cosa disgustosa, anziché ripristinare le spiagge, renderle accessibili ai bambini, ai disabili, alle famiglie. Mentre no, abbandonano tutto al degrado più totale e parlano di progetti megagalattici. Si devono vergognare, vergogna. Guardate un po', guardate in che paese noi viviamo. E il sindaco ha il coraggio di ricandidarsi e pretende di avere continuità. Continuità del degrado, che cosa dobbiamo aspettare? Che Mola deve crollare tutto, questo è quello che aspettano. Questa è la continuità che vuole dare il sindaco, a ridurla a brandelli con inquinamento che vuole scaricare a mare la Fogna Bianca, la Sciara delle Cozze, qui a 500 metri di qui. È disgustoso, guardate in che condizioni, di abbandono,
Aspettate, adesso stanno pulendo perché ci sono le elezioni, domenica prossima si vota, in questi giorni stanno lavorando di brutto, a questo dovrebbe essere un accesso per chi vuole passare da sotto. Cioè, guardate che vergogna, guardate. E qua oggetti megagalattici e il paese nell'abbandono totale. Vergogna senza fine, colonna, vergognati. Vergognati, non sei capace di curare il tuo paese e chiedi di essere riconfermato. Vergogna.